Ciao, oggi parliamo dei prodotti per fare presa sul palo. Chi non conosce la pole dance spesso mi chiede che cosa utilizziamo e le prime due cose che spara sono borotalco e olio. No, assolutamente nessuno dei due, perché ovviamente fanno scivolare, invece noi dobbiamo rimanere attaccate al palo. Ci sono moltissime persone che non utilizzano nessun prodotto per fare presa, mentre altre le utilizzano senza problemi. La mia opinione è: cercate di non abusarne, ma nel momento in cui magari avete le mani un po' sudate o fa molto caldo o molto freddo, perché no? Qui ci sono una serie di prodotti che utilizzo io che adesso vi presento. Allora, parto dal Dry Hands, è un prodotto liquido, serve per chi ha le mani leggermente sudate e dà anche presa al palo, quindi utilizzandolo riuscirete, oltre a ridurre la sudorazione delle mani, quindi seccandole, anche ad avere proprio la presa fisica. Io lo utilizzo sulle mani, ma spesso anche sul palo, perché mi aiuta. Solitamente nel mio caso d'estate non lo uso mai, perché invece che dar presa fa l'effetto contrario. Ah, non ho detto che comunque l'utilizzo dei prodotti dipende da due cose principali: le mani, se sudano molto o meno, e la temperatura anche esterna, quindi d'inverno ed estate avremo proprio una presa completamente diversa. Poi, gli altri due che uso sono l'Eye Tack, questo è il regular e questo è l'extra, hanno una forza diversa, è praticamente una cera. Viene un prodotto naturale perché viene utilizzata la cera d'api, fa un grip pazzesco, cioè presa, e vi incolla proprio al palo, letteralmente. L'Eye Tack io non lo uso mai sulle mani, ma lo uso tantissimo sulle gambe, sul collo del piede, fianchi, interno cosce, sul braccio, perché mi aiuta a rimanere attaccata. Perché non lo uso sulle mani? Perché a me fa l'effetto contrario, perché come sudo e come si riscalda mi fa proprio scivolare, fa un effetto bagnato. Invece molte persone si trovano benissimo ad utilizzarlo sulle mani e molte altre anche a metterlo proprio completamente sul palo. Il problema di metterlo sul palo è che non scivolerete più, quindi se dovete fare un drop, cioè una caduta, se c'è un passaggio in cui dovete leggermente scivolare per riuscire ad entrare in un'altra figura, niente da fare. Poi c'è la magnesite liquida. Questa l'ho comprata al Decathlon, è quella che utilizzano gli sportivi che fanno arrampicata, esattamente quella. Non la uso d'inverno, ma la uso d'estate quando il clima è più caldo e più umido, perché mi fa fare presa al palo. Poi, questa è la polvere della Mighty Grip, io non la uso perché non mi trovo bene. È adattissima alle persone che hanno le mani che sudano molto e molto calde, perché sembrerebbe che si attivi con il caldo, quindi diventa proprio una protezione e dà presa quando si sale, quindi dipende un attimino anche da voi. Un'altra cosa che invece trovate dovunque è la schiuma da barba. Schiuma da barba, io in questo caso uso la schiuma per i capelli, soprattutto quando fa freddo la metto sulle gambe per renderle un pochettino più appiccicose e salire sul palo, mai sulle mani perché si scivola tantissimo. C'è qualcuno che usa anche la lacca per i capelli, però. Poi c'è quest'altro che vabbè, ormai è distrutto, è lo spray che si utilizza per i bendaggi medici, me l'ha consigliato Giulia Piolanti, e questo si spruzza sul palo e crea una patina che fa veramente incollare. A differenza dell'Eye Tack, non diventa scivoloso, non dà quell'effetto liquido, quindi soprattutto l'ho usato spesso quando bisogna fare delle foto, che quindi bisogna rimanere parecchio sul palo e non c'è bisogno di fare cadute o scivolare. Per chi ha le mani che sudano molto o per chi anche magari utilizza le mani per lavoro, quindi una massaggiatrice, un estetista, quant'altro, suggerisco i guantini. Allora, questi qui sono della Mighty Grip e come vedete l'interno è un normalissimo guanto da palestra, quindi secondo me un normalissimo guanto va bene. Ce n'è un altro tipo, sempre della Mighty Grip, che ha all'esterno questa parte più lucida che fa presa al palo tantissimo. Non su tutti i pali, quindi di sicuro sull'X-Pol Chrome e sui Platinum Stage, quindi l'acciaio e il cromo, e sul lottone anche fa presa. Su altri pali non lo so, ed è buonissimo questo qua. Si rovina in fretta, quindi
calcolate che se li utilizzate tutti i giorni, tendenzialmente vi conviene prenderne già due paia. Poi, sempre per fare presa e per la protezione, la Mighty Grip ha creato tutta una serie di prodotti come questo qua, che si infila nelle gambe e quindi vi aiuta quando dovete fare le salite. Cioè sia per il piede nudo, quindi c'è il buco per il tallone, che per chi ha i tacchi, quindi c'è lo spazio per metterci il tacco dietro. Sempre riguardo alla presa, molto spesso, vabbè, facendo pole dance si creano dei calli sulle mani e molto spesso capita che questi si rompano. Per continuare ad allenarvi senza soffrire, io utilizzo questo scotch, che è uno scotch medico, anche questo. Cerotto in tessuto o non tessuto. Praticamente lo taglio alla misura che mi serve e lo metto sul callo aperto. Non tolgo tutta la pelle, ma lo appoggio soltanto sopra, in modo tale che io riesca in ogni caso ad allenarmi senza soffrire, senza aver dolore, poi viene via molto facilmente anche con l'acqua e quindi è abbastanza comodo per risolvere quel problema. Questi sono i prodotti che tendenzialmente uso io, ho provato, conosco. Poi ce ne sono molti altri come il Tight Grip, Dew Point, ce ne sono una serie. Secondo me bisogna provarne un po' e capire qual è il più adatto per la propria pelle, per i tipi di pale che utilizzate e la stagione.